Sì, con chi parlo? Salve signor, buongiorno, ben trovato. Io sono Maria e la chiamo da parte di Energia Elettrica perché dalle ultime verifiche che abbiamo fatto ci risulta che lei ha pagato più sulla fattura della luce, praticamente sul prezzo. Quindi dobbiamo verificare una che lei ha pagato l'ultimo mese. Faccia con comodo, gentilissimo, mi prendi una e la tengo qua. Che devo fare, scusa? Ti trovi una fattura che le ha pagato l'ultimo mese, perché ci risulta che le ha pagato 30% di più, praticamente tutto. Ho capito, sì. Da dove sta chiamando lei? Io la chiamo da parte di Green Network con la sede in Roma. Green Network di Roma? Ho capito. Sì. No, perché io non sono cliente Green Network. E poi Roma, sicuro Roma a Roma, perché mi sembra un pochettino fuori Roma. Cosa vuol dire, gentilissimo? Non capisco. Lo so che non capisci, lo so, perché purtroppo mi chiamerai da un paese straniero, quindi non puoi capirmi, ti capisco. Comunque, ascolta, non mi chiamare più per questa truffa telefonica, perché io non sono titolare di linea di energia Veramente. elettrica. Ascoltami, ascolta, io non sono titolare di energia elettrica, però ci lavoro e se tu vuoi il codice POD per farmi il cambio gestore, io vado a fare subito la denuncia, che ne pensi? Penso come lei. Perché hai chiamato la persona sbagliata, io sono un finanziere. Quindi se tu mi stai facendo questa chiamata e mi stai dicendo di andare a prendere la fattura della luce, così io poi ti detto il codice POD. Io questo numero telefonico da dove mi stai chiamando e la telefonata è anche registrata, lo vado a denunciare subito. Che ne pensi? Posso parlare io adesso? Sì, certo, prego. Signor Gianluca, se lei vuoi applicare la riduzione, sei libero. Se non vuoi applicare, Ascoltami, ascoltami. Questa non è una riduzione, ascoltami. Questa non è una riduzione perché tu non lo sai quanto pago io. Ah, va Giusto? bene, sì, giusto, ma vedo Ok. che se la fai finanziero vuol dire che puoi pagare tutto quello che vuoi, No, che ti ha. no, sai cosa vuol dire? Vuol dire che questa truffa telefonica che è famosa del codice POD è già sotto Sbagli. indagine, ok? Lei può dire che non ti interessa la riduzione perché hai tanto da pagare, ma non puoi dire che è una truffa. È una Questo truffa non perché tu mi hai chiesto di è andare a prendere la bolletta. A cosa ti serve la mia bolletta? certo che no, A cosa ti serve la mia bolletta? per applicare la riduzione, E se le come l'applichi interessa. la riduzione? Che cosa Lei ti serve? deve Che cosa ti serve? dire. Lei deve dirmi quanto hai pagato, il codice POD, il numero Ok, cliente, perfetto. Il codice POD a che ti serve il codice POD? per applicare la riduzione, No, il gentilissimo. codice POD serve per cambiare gestore il codice POD. Lo sapevi questo? Ma sicuramente tu lo sai. Come Sicuramente lo sai. Sai qual è la tua fortuna? Sai qual è la tua fortuna? Che purtroppo l'Italia è un paese di merda e fa lavorare a voi che vi trovate in Albania. parli Capito? tanto, sai che parli tanto, E lo sembri so una che donna. parlo tanto, lo so che parlo tanto. Sembri che sto parlando con una donna. Lo so, io invece con chi sto parlando? Ti sei presentata? Parli troppo, ascoltami. Tu con chi stai parlando? Ti Tu chi sei? Ti sei consiglio. presentata? Per quale azienda lavori? Io sono Maria, ti ho detto, la Sì, chiamata viene da Maria. parte Da di Green parte di Green Network. Network, quale società? Perché la Green Network non fa questa telefonata. Tu sei un'altra società che lavora per Green Network. Come ti chiami? No, lo giuro che no. Io la chiamo da parte di Green Network, produttore di energia per tutta l'Italia. Perfetto, perfetto. Perfetto. E tu per quale call center lavori? Ah, no, non ti interessa, io non No, lavoro in call invece no, tu sei obbligato a dirmelo, lo sai? Tu mi devi dire per quale società lavori e il tuo codice operatore. Lo sapevi questo? signor Gianluca, io devo lavorare. Ok, Lei vuole parlare. devi lavorare e farlo onestamente, non chiedere il codice POD ai clienti. Perché se tu prendi una persona anziana, la Lei frechi, gli fai la truffa. come dice lei? Ok, quindi se devi lavorare, lavora onestamente. Il codice POD non lo chiedere. Hai un'offerta? Hai un'offerta? Tu spieghi la tua offerta, ma tu non fai la truffa
alle persone anziane dicendo prenda la bolletta e mi dica il suo codice POD, perché se io ti do il codice POD tu mi fai cambiare gestore della compagnia della luce, giusto o sbagliato? È contro la legge cambiare gestore, ma dai. È giusto o sbagliato? È giusto, sì, io non ti obbligo di cambiare niente. Se lei allora perché, fare... allora, perché, allora perché volevi il mio codice POD? Ciao! Ciao, ciao, ciao.